21 dicembre 1991 si scioglie l'URSS, Stato socialista a struttura federale formato da 15 repubbliche sovietiche. È l'atto finale della crisi del regime comunista, dentro cui si scontrano da tempo diversi e contrastanti progetti. Quello del presidente Gorbaciov, pronto al rinnovamento e all'apertura verso l'Occidente. Quello del Partito Comunista, che teme la decentralizzazione dei poteri. E quello dei singoli stati, che spingono verso l'autonomia. È il Soviet Supremo a decretare ufficialmente lo scioglimento, in forza del quale le singole repubbliche rimangono sovrane e si alleano nella CSI, Comunità di Stati Indipendenti, con vincoli decisamente più blandi.